A Videotalk con grande piacere abbiamo con noi Matteo Faustini. Benvenuto Matteo. Ma buongiorno, grazie mille, è un piacere essere qui. Ti vedo proprio raggiante, quindi sei nelle condizioni ottimali, malgrado Assolutamente. tutto quello che succede, è Eh successo. sì, eh sì, cerco di circondarmi di positività perché è un bel modo per attrarne altra. Bravissimo, allora inietta positività attraverso il video che possa colpire tutti quanti. Perché abbiamo Matteo con noi? Per il piacere di ritrovarlo, ma soprattutto per raccontarci anche la sua ultima fatica discografica, così da un tono importante. E mi piace davvero moltissimo anche il titolo, perché vorrei, e poi questa rabbia soffice io me la immagino, perché è meraviglioso da visualizzare. Di solito la rabbia vedi uno che ti spaventa, invece soffice è così, quasi uno è bello vederlo arrabbiato. Esatto, è quello l'obiettivo. Com'è nato questo brano? Guarda, questo brano è nato dall'esigenza di comunicare un preciso contenuto. In questo caso, ho scritto questo brano, in realtà è una lettera aperta a me stesso, nella quale dico tutte quelle qualità che mi piacerebbe possedere per diventare un essere umano migliore. Io sono convinto che noi siamo qua per raffinare la nostra energia e per provare, se non a risolvere i nostri difetti, provare a curvarli in qualche modo, e quindi di conseguenza anche quelli della società. E quindi in questo brano parlo di questo. C'è una sorta di autoanalisi che con degli obiettivi di miglioramento. Stiamo lavorando per me, questo potrebbe essere la scritta, invece che per voi. Questo è contenuto in un album che anche questo ha un bellissimo titolo, perché siamo un po' tutti figli delle favole, no? Quelli che ci hanno più o meno magari intimorito da bambini, altri che ci hanno fatto sognare. Ti ringrazio. Sì, è all'interno dei figli delle favole, come giustamente hai detto, penso che tutti un po'. In ognuno di noi vive un bambino, no? La cosa bella secondo me è riuscire a tornare bambini, ma con la coscienza di un adulto, è il mix perfetto. E tramite questo brano e questi brani, questo disco, questi contenuti, cerco di utilizzare metafore appunto fiabesche, però per comunicare valori e principi nei quali credo tanto, perché secondo me siamo qua per fare del bene con le nostre scelte, io provo a farlo con un po' di note e un po' di parole. E quello che viene, mi do un tono di quelli che sanno quello che dicono, anche delle volte a mia insaputa, è quello che si può definire un concept album. Sì, assolutamente sì. E praticamente c'è questo filone delle fiabe, delle favole, utilizzato come pretesto secondo me, per arrivare più facilmente al cuore delle persone. Io vorrei troppe cose pure ne posseggo tante come alla sirenetta. Qui mancavano le gambe, ma quello che io voglio non lo posso avere. Come aprire un regalo che non ti appartiene, che non ci appartiene. Tu sei reduce anche da un'esperienza sanremese, in quella del 70ª edizione. Cosa ti porti ad oggi di ricordo in merito a quella, io la definisco centrifuga, non so, perché non è Sì. nemmeno una lavatrice, siamo già nella fase della è sicuramente Assolutamente. un'esperienza, io mai vissuta sul palco, ma insomma nelle vicinanze, e devo dire che se non ci vai non ci credi. Esatto, è veramente, allora, è il terrore che abbraccia la gioia, potrei definirlo Ah, così, se bella, serve. questo me la segno. Che abbraccio la Questo è gioia, ci sta. Sanremo. C'è un sacco di ansia, un sacco di aspettative, ma ragazzi, sei a Sanremo, cioè veramente, rimanendo in tema Disney, come se avessi sfregato la lampada di Aladino e fosse uscito il genio. È bellissimo, andavo a dormire veramente ringraziando, tuttora lo faccio. Prima di andare a dormire ringrazio sempre tre cose. E è stata una cosa, è stato veramente, Sanremo è stato un megafono sul mio cuore e sulla mia musica. Io sono grato di quello che ho avuto, veramente. Parlavamo all'inizio di questo periodo sicuramente non facile, però attraverso la tua positività immagino che sei riuscito a trovare quello che è il discorso
positivo, cioè il famoso rovescio della medaglia, che in questo caso è quello positivo, malgrado le restrizioni, il lockdown, la possibilità di non vedersi, di non frequentarsi. Assolutamente, è stato veramente difficile, ma secondo me la scelta quotidiana da fare è quella di trasformare le cose brutte in belle. Un sacco di volte non ce la faccio, è tremendamente difficile, ma quando faccio del bene dormo meglio e quindi provo ad ascoltare i miei silenzi e a trasformarli in musica ed è quello che ho provato a fare in questa quarantena obbligata a casa, quindi a scrivere nuovi contenuti. È un aiuto anche per l'artista, cioè il fatto che la vecchia diceria che dice che l'artista deve soffrire per rendere al meglio. Questo è un contributo, anche se si poteva evitare, grazie tante, però visto che c'è. Ahimè, è necessario, confermo, confermo. Più soffri, più scrivi meglio. È proprio così. Ah, quindi proprio l'equazione è perfetta, quelli. Sofferenza sta, creatività. Sì. Cioè, veramente, almeno per quanto mi riguarda, sì, perché stai di un male cane che hai bisogno di vomitare fuori qualcosa. Il modo che noi cantautori abbiamo è utilizzare la tastiera e le corde vocali, sia quelle dell'anima che quelle del cuore che del corpo. E quindi alla fine siamo noi che usiamo la musica per stare meglio. Tu sei arrivato naturalmente, come dicevamo, a calcare il palco di Sanremo, a pubblicare dischi. È un percorso che è iniziato quando hai capito che poteva essere un futuro percorribile il fatto di essere un cantautore, di poter scrivere e proporre di cantare la tua musica? Bella domanda, guarda, l'ho capito indicativamente a 18 anni. Io ho sempre voluto fare musica, sempre, ma non sapevo cosa esattamente. Cioè, ok, ho provato a cantare lirica, poi ho fatto musical, poi ho fatto tribute band, sono andato in giro per l'Europa, ho fatto un sacco di cose. Era tutto bello, ma fin quando un giorno ho detto, magari faccio schifo a scrivere canzoni, ma prima di dirlo devo provarci. Io ci ho provato e sono stato benissimo, veramente. E quel giorno in cui ho scritto la mia prima canzone ho detto, ecco qua, ecco dove era il ramo della musica che dovevo prendere. E quindi l'ho capito provando a 18 anni a scrivere. Mi piace questo inizio, addirittura nella rete ti ci vedo in versione. Come è stato una parentesi, diciamo così, di prova o realmente hai calcato in palchi in quell'ambito? No, lirico sì, alla Scala di Milano ho fatto io. Wow! Sì, da piccolino, avevo 13 anni e il coro delle voci bianche, bello, è stata una bella esperienza. Quindi sono anche quei percorsi che poi possono essere, diciamo, no, non attuati in un futuro, ma che aiutano a una crescita professionale, no? Tantissimo, mi ha aiutato tanto, poi lì, cioè, a 13 anni veramente sono tutti super super professionali, una cosa pazzesca, allucinante, mi è servita tanto, tantissimo e è servita anche cioè, nel momento in cui non l'ho scelta e ho capito che non era la strada giusta per me, mi è Certo. servita, nel senso che ho escluso una cosa, cioè è utile, è sempre Certo, utile. attraverso quel percorso hai capito che dovevi cambiare strada, però Sì, perché cantando, cioè, ho sentito l'esigenza di cantare cose mie, volevo fare variazioni, lì invece le note sono quelle, devi essere preciso, io invece ho bisogno di uscire, di fare. Esatto. Senti, noi ti ringraziamo moltissimo, un in bocca al lupo naturalmente vorrei la rabbia soffice e il tuo album Figli delle Favole, con la speranza di vederci presto vis-à-vis in studio per raccontare di nuove fantastiche avventure. Non vedo l'ora, grazie mille per il tuo tempo, Ma davvero un ci sacco. mancherebbe, è stato un A super piacere. presto, Grazie a te, un grazie. abbraccio. Ciao, Ciao. ciao, grazie. Innamorato.